Ieri finalmente, dopo un lungo periodo di buio totale nella vicenda formazione professionale siciliana, si apre un nuovo spiraglio. Ieri siamo stati convocati come sindacati di base dall'assessore Nelly Scilabre, finalmente riuscendo a portare a casa un documento che va realmente a tutela dei lavoratori. Un documento stilato di numero 7 pagine, dove è stato firmato sia da tutto lo staff dell'assessore, l'assessore stesso e tutti i sindacati di base. Noi COBAS, assieme agli altri sindacati unitari di base, ci continuiamo a spendere tutti i giorni affinché si faccia realmente chiarezza su quella che è la vicenda formazione professionale in Sicilia. Rimango rammaricato di ciò che succede nelle ultime settimane, ma soprattutto in questi ultimi giorni, dove ogni giorno si cerca di fare ostruzionismo nei confronti di chi cerca la verità, si cerca di fare ostruzionismo nei confronti di chi cerca realmente di cambiare questo sistema. Un sistema che, ricordo, noi tutti più volte abbiamo identificato come un sistema che non funziona, un sistema fatto solo di clientelismo. Finalmente stamane è stato stilato sulla Gazzetta Ufficiale un primo stralcio di quello che è l'albo della formazione professionale. Ricordo a tutti che nell'albo saranno inseriti solo ed esclusivamente il personale assunto al 31/12/2008. L'assessore ieri ci ha tranquillizzati, dandoci pure l'opportunità di fare un documento congiunto, dove abbiamo messo vari punti. Tra i vari punti abbiamo trattato una volta per tutte quelle che sono le nostre retribuzioni, quelle che sono le nostre competenze, quelle che sono le nostre professionalità, in modo tale che una volta si faccia chiarezza su quella che è la nostra immagine in questo settore, nella nostra immagine in quello che è la formazione regionale in Sicilia.